Consigliere Bisoni. Grazie Presidente. Io innanzitutto mi scuso con i presenti e con i cittadini che magari guardano il video dal sito della Regione, perché non mi sento molto bene, quindi sintetizzerò il mio intervento al minimo, anche se il tema è importante e avrei desiderato approfondirlo maggiormente. Comunque lo ridurrò al minimo, se non altro, cioè mi dispiace di non poter parlare di più, se non altro per fare stare di fuori il consigliere Marconi, che ha detto che non vuole sentire i nostri interventi. Quindi, comunque, a parte la battuta, io durante il mio mandato finora ho cercato e continuerò, ho tentato di fare e continuerò a tentare di fare un'opposizione costruttiva, perché ritengo che sia molto più utile per il bene dei cittadini e a maggior ragione quando il tema è così drammatico ed importante. Questo ovviamente però non significa che bisogna stare zitti e questo non significa che bisogna fare le proprie osservazioni. Innanzitutto anch'io mi voglio unire a chi ha ringraziato la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, tutti i volontari, tutti gli operatori, la Croce Rossa e quant'altri, che si sono adoperati senza risparmiarsi, devo dire, in questa fase dell'emergenza. E voglio anche sottolineare quello che già avevo detto la settimana scorsa, che io ritengo che anche la politica, la Giunta, gli assessori competenti, i commissari abbiano lavorato tanto. Purtroppo però, come ho già detto, questo tanto non è ancora sufficiente, bisogna fare di più. Ecco, allora, cercando di cogliere anche quello che ha chiesto l'assessore Pieroni, cioè di tentare di dare anche delle soluzioni, di fare delle proposte, anche se devo dire è difficile, perché essendo, e questo lo spiegherò dopo nel ragionamento, stati un po' esclusi dall'informazione, dalle riunioni, dalle scelte, e questa è la critica che muovo, adesso dirò, quindi diventa difficile. Però ecco, una cosa che io avrei fatto al posto vostro, perché quando faccio un'osservazione mi pongo sempre la domanda: ma se ci fossi stato tu al suo posto, che cosa avresti fatto? Ecco, non lo so che cosa avrei fatto e non lo so che cosa sarei riuscito a fare. Una cosa però l'avrei fatta. Rendendomi conto che lo sforzo che stavo mettendo in piedi non era sufficiente, siccome sono una persona modesta, io avrei chiesto aiuto, Presidente. Avrei chiesto aiuto a tutti quelli che mi potevano aiutare. Ad esempio, facendo una task force, no, parlo a livello regionale, facendo una task force, un gruppo di lavoro dedicato al terremoto, facendo una commissione permanente straordinaria dove partecipano i consiglieri regionali su questo argomento così importante. Avrei coinvolto di più l'opposizione, perché l'opposizione credo che, ripeto, se è costruttiva, possa essere di aiuto e non di intralcio. Ecco, questo è quello che avrei fatto io e che vi invito ancora a fare. Cioè, noi da parte nostra ci rendiamo disponibili. Quello che ho notato è che invece c'è stata, o perlomeno questa è la sensazione, Presidente, ci sia quasi un blindarsi, diciamo, dentro la situazione. Manca, secondo me, questo coinvolgimento, questa apertura nei confronti dell'opposizione. Quindi, ripeto, è difficile dare soluzioni se non si è coinvolti nell'informazione, se non si è coinvolti nelle riunioni operative, se non si è coinvolti nelle scelte. Ci sono
delle cose secondo me che vanno corrette, ad esempio, che però non dipendono nemmeno da voi, dipendono a livello centrale, però come regione noi possiamo osservarle. Ad esempio, la centralizzazione, le opere pubbliche vengono, c'è la tendenza a centralizzare la ricostruzione di queste opere pubbliche, quindi a gestire in autonomia senza il coinvolgimento dei sindaci. Cioè io avrei preferito, come nel 97, maggiori deleghe verso i sindaci, maggiori poteri verso i sindaci per accelerare la ricostruzione, perché centralizzando si rischia poi di... Ci sono anche dei vantaggi, ci sono assolutamente anche dei vantaggi, la cabina di regia, la visione organica, anche la trasparenza, ma sicuramente non aiuta a velocizzare il processo di ricostruzione. Io temo che questa centralizzazione rallenti la ricostruzione. E poi chiudo perché veramente non mi sento molto bene. Voglio fare un appunto però sul discorso che è stato fatto, ad esempio la mancanza della busta pesante per le persone che sono nel cratere, ma il cui datore di lavoro ha la sede legale fuori dal cratere. Io su questo ho fatto anche una mozione, spero che presto arrivi in aula, che non arrivi in aula fra un anno. Oltre a questo ce ne saranno molti, ci sono molte mozioni, molte proposte che i consiglieri stanno facendo, quindi spero che a questi temi venga data la precedenza. Ecco, un'assurdità. Su questa cosa noi penso, non, sicuramente come regione non è nostra competenza, però possiamo agire nei confronti del governo affinché si ponga questo correttivo. Io personalmente ho contattato anche qualche amico in Senato per far mettere degli emendamenti in tal senso. Quindi, e so che sono stati fatti oltre alla proposta di legge. Quindi maggior partecipazione sicuramente, condivisione delle problematiche in maniera tale che anche l'opposizione possa, e come vuole, dare il proprio contributo. Grazie.